Cazzo. Cazzo. Finita da poco la partita. 1-1. Occasione sprecata. Intanto cortesemente lasciate un like al video e un commento. Partita. Juventus, buonissima Juventus nei primi 35 minuti. Gol su rigore giusto che Vlahovic segna. Poi, gli ultimi 10 minuti del primo tempo, abbiamo abbassato un po' i ritmi anche per perdere usare le energie. Secondo tempo, siamo entrati maluccio nei primi 10 minuti, ma poi abbiamo avuto le nostre occasioni. Vlahovic ha sbagliato un gol incredibile, ma questo non significa che lo stimo di meno. Qua oggi, però, Vlahovic, ragazzi, Dusan, quel gol lì lo devi fare. Qua oggi non ti posso difendere, come anche le altre volte, però qua dovevi fare quel gol lì. Quel gol lì lo facevo pure io. E poteva essere il 2-0. Dopo pochi minuti, Douglas Luiz, altra maronata di Douglas Luiz in aria, calcio di rigore giusto per il Cagliari, fa 1-1. Poi abbiamo avuto un'occasione in avanti con Colsensao, per me ingiustamente espulso, perché la mano sul giocatore c'è, e per me è stata un'espulsione, non è mai secondo giallo quello là. Ma io adesso io non mi appello, non mi attacco a quello perché abbiamo pareggiato. La Juventus oggi ha pareggiato perché non ha chiuso i conti, specialmente nel primo tempo. Questi sono due punti mancati per colpa di tutti nel primo tempo, ma anche per un gol di Vlahovic incredibilmente sbagliato e per ancora un'ingenuità di Douglas Luiz in aria. Ma il mio non è un massacro. Io sono incazzato per l'1-1. Sono incazzato per l'1-1. Comunque, se devo dire la mia, per me il migliore in campo oggi, ho visto nel primo tempo Vlahovic, migliore in campo Vlahovic. Secondo tempo, nel secondo tempo purtroppo ha sbagliato un gol clamoroso, ha sbagliato e diciamo è stato in parte colpevole di questa vittoria mancata. Però il primo tempo l'ha fatto bene, oltre al rigore. Poi un altro migliore in campo, Consensao. Assolutamente. Mi è piaciuto Consensao perché è un giocatore che ha. Ragazzi, questo qua veramente ha personalità da vendere. Questa è una bella sorpresa. A me è piaciuto già durante la partita con la Roma, anche se non aveva fatto chissà che cosa, però questa qua ha personalità. E mi è piaciuto ancora una volta Kalulu. Ragazzi, Kalulu veramente. Bella sorpresa dell'inizio stagione. Peggiore in campo, mi verrebbe da dire anche Vlahovic qua, il Vlahovic del secondo tempo, perché ha sbagliato quel gol incredibile. Poi, non mi è piaciuto un Bangula oggi e non mi è piaciuto Douglas Luiz. Ragazzi, Douglas Luiz non gioca per questo motivo qua. Ma a parte l'ingenuità nella nostra area. Ragazzi, ha fatto. Allora, qualcosa di bello l'ha fatto vedere qualche passaggio. Ma è lento di testa. È lento. Quando devi passare un pallone, ragazzi, è lento. A me dispiace dirlo. Cioè, perché io perché lo trovo un bel giocatore, non un grande giocatore. Per me è un bel giocatore. E avrà i suoi spazi. Ma ora come ora, Douglas Luiz è lento di pensiero. Poi tra i nuovi entrati, Fagioli non ha fatto la partita che ha fatto all'Ipsia. Poi è entrato Yıldız pecca ancora un po' forse di troppa generosità. Forse in un'occasione doveva tirare in porta e non passarla. Poi è entrato McKennie che ha fatto comunque una buona prestazione. E niente, io sono incazzato per il risultato perché oggi
Speravo in una vittoria, non dico facile, però una vittoria abbastanza agevole. Tutto qua. Ragazzi, adesso ci sarà questa dannata, maledettissima pausa per questa National League di merda inutile. Anzi, colgo ancora l'occasione per fare in bocca al lupo di buona guarigione, oltre a Bremer, ma buona guarigione a Carvajal, che secondo me purtroppo per me ha finito la carriera, e a Duvan Zapata, altri due crociati rotti. E io ripeto, troppe partite, ci sono troppe partite, abolite qualche competizione, tipo pausa per la National League, per delle amichevoli, abolite questa National League. I giocatori sono degli esseri umani, non dei cyborg. E basta poi con la scusa, ma prendono milioni, sono esseri umani. Adesso fra 2 settimane torneremo in campo con Lazio in casa, Stoccarda in casa, e poi ci sarà la sfida di San Siro contro l'Inter. Oggi, occasione buttata. Mi dispiace, per colpa di Vlahovic, diciamo croce e delizia oggi, possiamo dire. Vlahovic dà, Vlahovic toglie, potremmo intitolare così oggi questo video qua. E anche l'ennesima ingenuità di Douglas Luiz. Tutto qua. Ragazzi, però, comunque, sempre forza Juventus. Mi raccomando, lasciate un like al video e scrivete nei commenti che cosa pensate. Ciao a tutti, sempre forza Juve. Ciao.